Radio Radicale, siamo con Vinicio Peluffo del Partito Democratico che ieri sera è venuto da Milano a Roma. Voi direte, ma è una cosa normale? No, non tanto, visto quello che è successo a Milano in questi ultimi 3-4 giorni, che è una situazione particolarmente difficile. Abbiamo visto l'immagine di quell'aereo che doveva andare a New York, che è stato praticamente bucato da una palla gigantesca di grandine. Allora, io, lei è di Milano, le volevo chiedere se in questi giorni di nubifragi, di chiamiamolo cambiamento climatico, ha visto una città, una regione preparata di fronte a quello che sta succedendo. Beh, è un po' di giorni che in giro per la Lombardia si ripetono questi fenomeni che sono impressionanti per quanto riguarda la velocità con cui si formano e l'intensità e la violenza. Credo che un po' tutti abbiamo visto le immagini di quella tempesta d'acqua a Cernusco sul Naviglio o quel sottopasso pieno di grandine a Seregno, i rami abbattuti sulle linee ferroviarie, così come nella città di Milano, e purtroppo nella giornata di ieri abbiamo registrato anche due vittime, una signora Alissone e una ragazzina giovanissima in provincia di Brescia. Da questo punto di vista credo che ci debbano essere gli appelli al massimo della prudenza, però è evidente che qui bisogna ripensare quella che è la cura e l'attenzione al territorio, cosa che è stata lasciata indietro troppo a lungo, penso a Regione Lombardia che su questo non ha fatto gli investimenti, e poi mi faccio aggiungere che trovo insopportabile ancora sentire in queste ore qualche commentatore che dice che del resto la grandine c'è sempre stata, sì, ma non con questa intensità. Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sotto i nostri occhi, quindi togliamo dal tavolo questa discussione, non è più il se, e come li affrontiamo, come li gestiamo e soprattutto come interveniamo per ridurre le emissioni di CO2 e finalmente costruiamo per questo paese una politica continua nel tempo di interventi. Quello che abbiamo chiesto a questo governo, per esempio, anche discutendo del PNIEC, che è lo strumento in questa direzione. Il governo l'ha vissuto solo come un atto burocratico, trasmettendone le sue modifiche a Bruxelles. Deve essere una discussione che coinvolge tutto il paese. Senta, vuole dire qualcosa sullo strumento per fronteggiare? Allora, è evidente che gli enti preposti, insomma, alla tutela del territorio non sono pronti, non erano pronti anni fa. Allora, per intervenire rapidamente, che cosa bisogna fare? Oggi qui c'è un decreto, che è il decreto alluvione, che riguarda un disastro che è avvenuto un paio di mesi fa. Si è discusso tanto, insomma, il provvedimento è ancora qui. E per intervenire rapidamente, come si fa? Beh, innanzitutto bisogna dare più strumenti ai comuni, bisogna velocizzare quello che è non solo la catena di comando nella gestione, perché i nostri comuni sono quelli sempre in prima fila, ma ai comuni bisogna stargli a fianco quando si tratta di avere le risorse, le competenze per prendersi cura e ridisegnare anche il proprio territorio. Del resto, una parte significativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è su questo versante, cui il governo non ha prestato sufficiente attenzione, così come nel momento in cui bisogna ripartire dopo questi fenomeni bisogna evitare la centralizzazione, bisogna evitare quello che il governo ha fatto in Emilia-Romagna, di fatto ha escluso gli enti locali, ha evitato per scelta politica di fare la cosa più naturale e diretta possibile, ossia nominare commissario alla ricostruzione il presidente della regione Emilia-Romagna, e poi salta fuori che anche l'idea di avere dei subcommissari, uno per ogni regione sotto il generale Figliuolo, è stato tolto con un emendamento del governo nei termini di capacità operativa di struttura. Ecco, queste sono le cose che non bisogna fare. Bene, la ringrazio, grazie a Vinicio Peluffo del Partito Democratico.